senza bavaglio, informazione libera, sempre. Siamo con il consigliere regionale Blasi. Lo sviluppo, l'indirizzo della Regione Puglia per quanto riguarda l'aerospazio all'Arlotta di Grottaglie, però giustamente la comunità tarantina vorrebbe i voli passeggeri come volano per il turismo. Beh, io penso che sia una richiesta legittima da parte delle popolazioni, ma che il decisore politico abbia il dovere della verità. E la verità in questo caso è che 4 aeroporti in Puglia non si tengono economicamente, logisticamente, e quindi con estrema verità, visto che questo è il tempo della menzogna in cui tutti raccontano bugie, tutti a tutti i livelli, dalla politica alla stampa all'informazione all'impresa, tutti raccontano bugie. Non tutti. Tutti raccontano bugie. Non tutti i politici e non tutti i giornalisti. No, se no generalizziamo. Infatti, bisogna, la maggior parte. Bisogna diciamo. Generalizzare, nel senso che non è lei dice bugie, è il tempo della bugia. Tanto è vero che già nel 74 Pierpaolo Pasolini diceva che il coraggio intellettuale della verità e la pratica politica sono due cose inconciliabili in Italia. Se era vero allora, figuriamoci oggi. Ecco, però abbiamo questo aeroporto, Taranto è in sofferenza estrema, il turismo lo si fa volare con i voli passeggeri. Il turismo lo si fa volare dando i treni per i cittadini pugliesi, il trasporto, il collegamento con gli aeroporti che ci sono ferroviario, come avviene in tutti i paesi civili del mondo. Le pensi che la Lombardia sta chiudendo gli aeroporti? Noi invece, come al solito, non vogliamo gli ospedali nuovi, perché così ci andiamo a curare al nord e manteniamo la sanità del nord. Sì, qui si tratta di creare nuovi ospedali, qui invece abbiamo una realtà esistente che non viene. Che non, no, non è una polemica, le sto ponendo. Da Tarantino vorrei la difesa dell'Arlotta per i voli passeggeri. Sì. Se poi ci sono gli interessi di Bari e di Brindisi, questo è un altro discorso. Questa è la demagogia di questo tempo, dove si dicono le menzogne. In Lombardia li stanno chiudendo perché l'aeroporto di Brescia non l'hanno mai aperto. Malpensa ha problemi seri di sostenibilità. Ma stiamo parlando del dramma Taranto, dell'emergenza Taranto, che in un certo qual modo va aiutato. C'entra l'emergenza con i voli passeggeri. Dopodiché con i voli passeggeri si fa turismo. Dopodiché col turismo si fa economia. Questo non è vero. Se lei, come non è vero? Non glielo dico io. Se lei mi ascolta. Prego, prego. Oh, allora lei si prenda su internet, visto che fa questo di mestiere, vado a trovare l'ultimo rapporto del CISET, il Centro Internazionale di Studi Economici Turistici, bene, della Ca' Foscari di Venezia, vedrà che il tema non è quello di avere un aeroporto come gli ospedali sotto casa, il tema è un altro se vogliamo sviluppare il turismo. Sì, ma dopodiché, se c'è già usiamo. Posso dire una cosa? Lui non deve polemizzare, mi ha fatto una domanda, gli ho risposto. C'è il ma è lì. Io dico però la comunità tarantina viene schiaffeggiata, anche dal punto di vista degli aeroporti. Viene schiaffeggiata da quelli che dicono le menzogne, questo è il punto. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.